Ciao ragazzi e bentornati a questo nuovo video. Io sono il Mutatore Griffer, E io sono Legend. qua per il canale Soffittari. Oggi siamo qui per fare la recensione di questo bellissimo Red Dot della GMP che io l'ho comprato a Safari Software. E io sono qui per fare il cavalletto porta Ecco. telecamera. Allora, troviamo il logo GMP qua con un leone popofiero con una G e una P sugli occhiali e il Moquid. Poi c'è scritto, se magari ti levi, allora Military Type 30 mm Red Dot Sigd, SIGD, red dot e sight. vabbè, troviamo qua il prezzo, la stessa scritta 35, a proposito prezzo 35,90 € venendo spesi bene, piuttosto di prendermi un reflex della Rifle Scope, e ho fatto bene a prendermi questo. Allora, facciamo un veloce No, unboxing. mettiamo un attimo Siamo red dot da sarcastici. Ah, è vero, parte. vero, vero. Già. Vediamo un attimo che cosa ci mettono In in più dotazione. interessante, una brugola per smontare il nostro Red Dot. Per smontare l'anello che andremo a vedere dopo. E poi un panno per pulire la lente. E cosa vi portate? Una busta Vuota per mettere vuota la per vostra metterci droga. Va l'eroina, quello che volete. bene, togliamo via, mettiamo via questa scatola di metal. Allora, Inoltre il Red Dot viene imbustato come proprio a dovere. abbiamo questi due tappi in plastica che servono per coprire la lente quando non viene utilizzato, che sono tenuti da questi anellini in gomma che tengono il Red Dot, che si possono anche togliere Scusami, e un sostituire. secondo. Allora, scusate per il piccolo taglio. E magari metterlo dritto così almeno non si vede storto quando è. Allora, come potete vedere, questo Red Dot è in metallo, come mi pareva anche abbastanza logico. Quindi, come ho già detto, questi tappini in gomma si possono togliere e ha queste viti per la taratura, cioè insomma svitate, poi con un cacciaviti, anzi vi faccio vedere come in tutti i Red Dot. Come potete vedere qua con il cacciavite, anche con le unghie, aspettate, vedo anche se si può fare con le unghie. No, ok, con un cacciavite potete tararlo e metterlo a seconda della direzione in cui spara il vostro Ragazzi, un fucile. consiglio da sniper: se in campo vi capitasse di doverlo tarare, vi consiglio di mettere qua una monetina da 1 centesimo, qui in questo vano, e chiudere, e così quando dovete tarare avete una monetina con cui Già, girarvi. e soprattutto è tenuto da questa parte in gomma che tiene, come potete vedere se svitiamo qua, questo rimane lo stesso, non si smonta, insomma, così almeno non lo perdete, e ravvitiamolo. Troviamo questo coso qua che contiene le batterie a bottone di cui si possono sostituire svitando questa parte qua. La si può accendere tramite questa rotellina qua, per esempio, mettiamo l'intensità 5, anche se non si vede. Si vede un puntino, ora qua non si vede, aspettate, è acceso? Si è acceso. Sì, si vede un po' male. No, non si vede proprio. Vabbè. Vabbè, comunque non fa la doppia croce, quindi è un ottimo Red Dot, anche per il prezzo che costa. Anzi, penso che sia stato scontato, perché sapete, è della GMP, penso proprio sia stato scontato. Quindi è una roba molto figa. Allora, come L'anello. mi ha fatto ricordare il mio amico Legend, troviamo questo anello che tiene la RIS, cioè che lo tiene attaccato alla RIS. No, ma che l'anello. Ah, comunque questo anello enorme, che insomma lo tiene, e l'attacco per la RIS si trova qua, insomma, con la vitina e bla bla bla, come tutte impugnature Red Dot, quello che avete. E che altro Boh, dire? facciamo Ah, vedere già, un... già, 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 Oh. già. Come potete vedere, c'è questa lente a specchio arancione, Ci molto rispecchia. figa, Vabbè. che fa anche da lente solare. E da specchio nel caso in campo Già. vogliate farvi selfie, siete sicuri che venga bene. Che siete pettinati. Eh sì.
Con l'elmetto. Siete sicuri che il vostro Fast PJ è pettinato bene? Bando alle stronzate, ve lo facciamo vedere montato sul suo Kurz, che tanto non ha niente sopra. Ok. Arrieccoci. Vabbè, facciamo, questo è solo un esempio sul K, ovviamente sul mio M4 ci sta altrettanto meglio. Altrettanto meglio. Vabbè. Italianese. Vi facciamo vedere un attimo una cosa che a me non piace granché. Questo Aspetta. attacco piccolissimo. È un attacco minuscolo da una parte e enorme dall'altra, il che è un po' brutta come Però cosa. non vi darà alcun. Non vi Sì, cadrà insomma, neanche no, non per. balla, cioè io posso prenderlo anche per il red dot il fucile, voi vedete non balla nulla. No, per niente, E infatti. vi assicuro che il fucile pesa, cioè Guarda, questo MP5 metallo. pesa 3,5 kg, pesa più del mio M4. Allora. Pareva si è fatta. No, boh. No, questa è fatta apposta, scusate. No, ok, è una roba fatta apposta, ok? No, nulla, scusate. Vabbè, lasciamo stare eventuali inconvenienti, quindi se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel like e Video iscrivetevi abbastanza per un... corto. Sì, infatti, no, insomma, 5-6 minuti credo. Lasciate, sì, insomma, lasciate un like se il video vi è piaciuto, se volete nuovi video scrivete nei commenti che video vorreste vedere, ve lo diciamo sempre, non commentate mai. Ciao ragazzi, e ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, 150 dislike e facciamo un vlog a scuola. No, No, scherziamo, scherziamo. No, 150 like, no, 150 like ve lo facciamo il video a scuola, però ma like, allora non io un video a dislike. scuola penso che lo farò davvero perché andrò a scuola martedì, che è martedì grasso, quindi l'ultimo giorno di Martedì carnevale. vincente. Esatto. E insomma, l'ultimo giorno di carnevale si va a scuola vestiti. Indovinate che cosa mi metto? Ovviamente la ghillie, ma non la ghillie normale, quella da No, davvero neve. ti vai vestito a scuola? Io vado al setup. Anch'io, cioè io vado con la ghillie bianca, poi prima o poi mi comprerò anche, cioè prima di martedì spero, lunedì magari domani, mi prendo un balaclava bianco, qualcosa di simile. Comunque, non dilunghiamoci sulle stronzate, qui da Legend, È qui da K-Killer, no? Da dittatore Grife. dei soffitari, è tutto, ciao a tutti. Ciao a tutti.